Giannini, ripartiamo dalla situazione politica piuttosto confusa. Dritto dritto, che succede adesso? Ma credo per ora ancora nulla. Io penso però che al di là delle pseudo rassicurazioni che ha fornito Renzi, il governo non può reggere in queste condizioni. Perché ora vedremo ieri sera porta a porta in questa farsa, perché non saprei definirla altrimenti, questi annunci di una svolta per la legislatura che poi sono precipitati nella riproposizione delle solite cose, a partire dalla sfiducia nei confronti del ministro Bonafede che forse dopo Pasqua, ma poi forse no, non mangerà la colomba, chi lo sa, vedremo. Ma comunque al di là di questo e a prescindere da Renzi, mi spingo a dire, io ho la sensazione comunque che il quadro politico non possa tenere. Questo per ragioni che hanno a che vedere con la natura di questo governo. Cioè, io l'ho sostenuto fin dall'inizio, in una coalizione nella quale il Movimento 5 Stelle, che a sua volta ha subito una sorta di deflagrazione interna, il passo indietro di Di Maio ancora stiamo a aspettando pochi gli giorni, stati generali che dovrebbero riformare il movimento, no? C'è una reggenza di Vito Crimi, Di Maio ha fatto il passo di lato a 3 giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna con una scelta che a mio parere è veramente imbarazzante. Ecco, però il Movimento 5 Stelle ha governato insieme a Salvini per 1 anno e mezzo. Oggi non è in grado di assicurare a questo governo quella discontinuità di cui il Paese avrebbe bisogno. È una discontinuità che riguarda sia l'azione di politica economica, sia per esempio il tema dell'immigrazione. I decreti Salvini dovevano essere rivisti pochi giorni fa, invece alla fine il vertice è finito con un nulla di fatto, per la banalissima ragione che su quei decreti il Presidente del Consiglio aveva messo non solo la firma ma anche la faccia, esibendo a fianco al suo vice premier Salvini il famoso cartello hashtag decreto Salvini, una cosa mai vista a Palazzo Chigi. E lo stesso Di Maio, nel mese di agosto scorso, prima che cadesse il governo con Salvini, aveva detto, dopo il varo del secondo decreto sicurezza, finalmente abbiamo messo fine allo show sull'immigrazione clandestina. Quindi questo è un gigantesco problema. Dall'altra parte c'è un PD che a sua volta è prigioniero delle sue indecisioni, perché potrebbe legittimamente riaffermare la sua primazia dopo il risultato in Emilia-Romagna, non riesce a farlo, ha paura a sua volta di rompere con un pezzo del suo mondo, per esempio sul tema dell'immigrazione, come già era accaduto sullo Ius Soli alla vigilia delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Quindi in queste condizioni, con un governo che sta nella palude e non riesce ad uscirne, indipendentemente da Renzi, infatti c'è un punto, e concludo davvero, sul quale Renzi non dice una cosa falsa. Cioè questo governo si deve dare una mossa, poi deve Renzi lo dice per tutt'altre ragioni che non hanno niente a che vedere con l'interesse del Paese. Però su quello ha ragione, il governo però non ce la fa. Che succede adesso?